Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Ilary Blasi sa stare allo scherzo, lo dimostra di giorno in giorno rispondendo a centinaia di fan e follower che le pongono domande anche strettamente personali, senza offendersi affatto. Reazione Ilary Blasi Totti. In questi ultimi mesi non si parla di altro che della sua relazione, del matrimonio, con Francesco Totti. Si parla in modo particolare di una crisi profonda che l'avrebbe allontanata dall'ex capitano della Roma. Totti si sarebbe innamorato di un'altra donna alla quale avrebbe regalato tantissime rose rosse il giorno di San Valentino. Non sono arrivate delle vere e proprie smentite da parte dei diretti interessati. Ilary ha pubblicato più volte dei contenuti sui social in cui ha mostrato momenti di vita familiare, una cena tutti insieme ad esempio. Il tutto per porre fine al chiacchiericcio. Evidentemente non è riuscita però, perché su tutti i siti e nei vari giornali si parla soltanto di loro, di ipotesi, probabilità eccetera. Nelle ultime ore è successa una cosa che non è passata inosservata ai suoi follower. L'isola dei famosi, spostamento puntata al venerdì. Ilary Blasi, la domanda scomoda e la risposta di Vladimir. Una fan ha posto una domanda ironica, ma forse non del tutto. Le è stato chiesto quando arriverà il momento di farsi da parte e lasciare spazio anche alle altre donne per avvicinarsi a Francesco. Ilary ha consigliato alla sua follower di provarci nonostante Totti sia impegnato, perché non è detto che questo sia per lui un problema. La risposta per qualcuno potrebbe sembrare vaga o strettamente ironica. Per qualcun altro invece potrebbe voler dire molto di più. La conduttrice potrebbe aver fatto intendere che il matrimonio non è per Totti un limite e che quindi potrebbe avere avuto qualche scappatella. Potrebbe essere questo il motivo della crisi? Chissà. Ad ogni modo è intervenuta sulla questione anche Vladimir Luxuria, che ha dichiarato che Ilary sta benissimo, che è per lei un periodo pesante per via della conduzione dell'isola che le ruba parecchio tempo ma nulla di più. Poi ha raccontato che nel corso di queste settimane di vicinanza estrema la conduttrice le ha fatto un bellissimo regalo. Ha registrato un saluto fatto da Totti per la nipotina di Vladimir che ha 10 anni. Ciò dimostrerebbe quindi che tra loro non ci sono affatto problemi di alcun tipo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.